Allora, la laurea specialistica sta sotto o sta sopra il master? Adesso sentiamo. Lanciamo questa provocazione a Maura Lusignani. Stai vicina. Mi faccio aiutare anche dall'apertura che lei, professore, ha fatto di questa sessione, dove ha detto dove finisce ciò che non sta nella laurea triennale e i master, il secondo livello, cioè la laurea specialistica, in grado o no di assorbire ciò che dove finisce. Bene. A grandi linee, credo che quando ci si confronta con l'Europa sia necessario confrontarsi in particolare con i paesi che hanno una marcia in più anche in Europa, perché non tutti i paesi europei comunque seguono la stessa strada, nonostante ci sia un'autostrada che è disegnata per tutti. Pertanto, a grandi linee, se noi pensiamo alle lauree triennali nostre, nell'ambito dell'Europa i paesi più avanzati già assorbono una parte di ciò che sta fuori dalle lauree triennali in Italia, perché i bachelor degree sono comunque, per i paesi più avanzati che utilizzano il sistema anglo-americano, di 4 anni di formazione. Quindi un anno già lo riassorbono i bachelor degree. Dopo il bachelor degree in Europa, nei paesi più avanzati dell'Europa, viene utilizzata una formazione di secondo ciclo che è tipicamente il master degree, quindi una laurea biennale approfondita in ambito clinico, in ambito dell'amministrazione, della gestione, eccetera, eccetera, a seconda dei livelli, e che è comunque rappresenta come è un titolo perché è una laurea e viene speso nell'ambito dell'esercizio delle diverse professioni. Successivamente al master degree, in Europa, nei paesi più avanzati dell'Europa, viene utilizzato il PhD, il philosophy doctor, ma non solo. Nell'ambito, ad esempio, delle scienze infermieristiche c'è una letteratura consistente che sta anticipando un'ulteriore specializzazione, un ulteriore filone di indagine, un ulteriore programma di formazione del dottorato che non sarà più soltanto il dottorato, il PhD, ma sarà comunque il dottorato nella pratica dell'assistenza infermieristica. Quindi un dottorato molto più connesso al master biennale, al master degree che ha questa prevalente specializzazione in ambito dell'assistenza infermieristica clinica. Allora, qual è lo strumento che si può utilizzare per uscire da questo rompicapo? Credo che uno strumento che bisogna tenere assolutamente fortemente in considerazione, ad esempio, siano le linee guida per l'università per i prossimi anni, per poter ragionare sulla nostra università per i prossimi anni. Ma non solo, ci sono anche altri elementi che poi considererò. Le linee guida ci dicono 3 cose importanti per rispondere alla domanda alla laurea specialistica in Italia dove sta. Le linee guida ci dicono che noi dobbiamo essere in grado comunque di dimostrare una coerenza fra i 3 cicli, ed è quello su cui stiamo ragionando. Ci dicono però anche che questa coerenza la dobbiamo dimostrare tenendo conto del quadro europeo dei titoli, quindi non possiamo probabilmente andare completamente in una direzione diversa e separata, ma ci dicono anche altre 2 cose importanti, che gli elementi fondamentali sono anche riguardano la riqualificazione del dottorato e la riqualificazione della laurea magistrale. Questo è scritto nei documenti che conosciamo tutti. Quindi, per quanto riguarda la laurea magistrale, le linee guida del governo per l'università oggi ci dicono attenzione, perché il secondo livello, e cioè la laurea magistrale, è una laurea che deve garantire specializzazione delle conoscenze e delle competenze, quindi una preparazione più avanzata. Non dice esattamente in quale ambito spendibile, se nell'ambito della clinica, nell'ambito dell'amministrazione, nell'ambito della didattica o della formazione, ma in ogni modo ci dice che deve garantire una specializzazione delle conoscenze e delle competenze, e altresì, e credo che questo sia un elemento innovativo, un elemento strategico che possa assolutamente modificare probabilmente anche il modo in cui fino ad oggi noi abbiamo organizzato le lauree magistrali, ci dice soprattutto che dobbiamo realizzare dei curricula dentro le lauree magistrali che siano specificatamente dedicati alla formazione di particolari competenze, abilità funzionali, in raccordo con i dottorati nella stessa area scientifica.
I requisiti di accesso alla laurea devono quindi prevedere anche delle effettive attitudini alla ricerca, ciò a dire che la laurea magistrale, la laurea specialistica, quindi deve avere uno sguardo verso l'alto, cioè deve avere uno sguardo, un raccordo che va nella direzione di collegarsi dal punto di vista delle competenze che devono essere acquisite nella laurea magistrale, che va competenze appunto che preparano a un successivo livello che è il dottorato. Quindi la laurea magistrale probabilmente nella situazione italiana oggi non è confrontabile con il master così come viene concepito il master nell'ambito del nostro paese, perché sempre le linee guida dell'università ci dicono che il master deve essere visto come uno strumento di professionalizzazione più piena ai laureati e viene utilizzato per realizzare occasioni di apprendimento permanente. Per far questo le università organizzeranno corsi di perfezionamento e master annuali. Per cui il master annuale nella concezione della politica dell'università dei prossimi anni sarà visto come un apprendimento permanente. L'apprendimento permanente che è legato a quello che la 341 ci dava e ci consigliava di poter fare, legato appunto a una formazione quindi permanente, a un aggiornamento, a un apprendimento comunque che ha un valore che non è paragonabile assolutamente al master degree che allo stato attuale è considerato il secondo ciclo di formazione europea da realizzare. Quindi in sostanza, visto che nei quaderni delle conferenze l'anno scorso è stato pubblicato un'indagine che è stata fatta per andare a verificare l'applicazione delle lauree magistrali nelle nostre università, e da questa indagine è apparso chiaramente che le lauree magistrali nell'ambito delle nostre università allo stato attuale le abbiamo organizzate con una media di, sulla base dei 120 CFU dei due anni, con una media di crediti assegnati al management, all'area del management, di 14,8, nell'ambito delle scienze infermieristiche ostetriche, quindi per i corsi dedicati, ad esempio sto parlando in particolare delle scienze infermieristiche ostetriche, nell'ambito delle scienze infermieristiche ostetriche una media di 17 CFU e crediti assegnati alla metodologia della ricerca una media di 8 CFU e alla didattica e alla formazione una media di 10 CFU, possiamo quindi sostenere che fino ad oggi nell'ambito delle nostre università abbiamo probabilmente, per una serie di ragioni connesse all'utilità e all'utilizzo che i nostri laureati dovranno fare delle lauree magistrali, ci siamo impegnati maggiormente a far prevalere alcune aree disciplinari dentro le lauree magistrali che sono legate al management e alla formazione, due delle quattro aree di competenza della laurea magistrale. Questo fino ad oggi come dato di fatto. Se teniamo in considerazione quindi le linee guida del governo per l'università e per quindi il miglioramento dei diversi livelli, dei tre cicli, collegandoci alla dichiarazione che facevo prima, leggendola direttamente, se teniamo in considerazione l'esperienza, se teniamo in considerazione anche che il Consiglio internazionale delle infermiere, ad esempio, ha recentemente espresso una propria posizione internazionale in merito a ciò che deve essere definito come advanced practice, per cui che cosa bisognerà intendere ad esempio per le scienze infermieristiche come livello di formazione post laurea di base, e nell'ambito di questa definizione il Consiglio internazionale infermiere ha consigliato a tutte le infermiere del mondo di far sì che la formazione post laurea di primo livello possa essere spesa indubbiamente in percorsi master degree piuttosto che comunque percorsi che danno luogo a un titolo universitario inteso come una laurea, e che si specializzi, dia competenze nella direzione di specializzare le competenze alle persone, soprattutto nell'ambito della, per quanto riguarda le infermiere sempre, dell'assistenza infermieristica clinica. Se andiamo a vedere in Europa, il dibattito attualmente nell'ambito delle scienze infermieristiche è quello di spendere master degree nella direzione di specializzarsi maggiormente nell'assistenza infermieristica clinica. Stiamo parlando, ripeto di nuovo, dei master degree, quindi delle lauree biennali che nell'ambito del nostro paese non sono ancora attuate. Mi avvio alla conclusione dicendo che
Le lauree magistrali hanno assolutamente soddisfatto allo stato attuale l'obiettivo che si erano date e quindi le lauree magistrali devono indubbiamente d'ora in avanti confrontarsi con il livello superiore, quindi devono essere un aggancio, una preparazione metodologica di ricerca nei confronti del dottorato, non possono avere legami con il master, perché ripeto, il master è visto come un corso di alto perfezionamento, ma non è un titolo universitario nel quale posso acquisire competenze da trasferire direttamente nell'esercizio della pratica, questo lo dice la legge italiana, mentre invece le competenze che acquisisco direttamente attraverso un titolo, questo mi pare, fino a prova contraria che lo dica ancora la normativa, sono invece competenze che possono essere di primo livello o di secondo livello. Ciò a dire che anche se trasferiamo comunque i master, nonostante la normativa nazionale, nell'ambito della pratica avremo dei seri problemi probabilmente laddove le competenze che l'università deve dare nell'acquisizione di un master non possono essere più avanzate rispetto alla competenza di base che invece è stata formata in un percorso triennale che ha avuto un esame di abilitazione, quindi che ha abilitato a svolgere determinate competenze. L'ultimo, non abbiamo assolutamente posto in questo ragionamento a favore delle lauree magistrali e del mantenimento delle lauree magistrali la ulteriore riflessione che deve essere fatta sui diplomi di specializzazione. I diplomi di specializzazione indubbiamente sono uno dei titoli che l'università rilascia. I diplomi di specializzazione non sono mai stati considerati, ad esempio, nell'ambito di altre professioni, ma i diplomi di specializzazione, lo dice la normativa, possono essere istituiti solo se esiste una legge dello Stato italiano, in questo caso, che ne prevede la specializzazione, o altrimenti se esiste una legge dell'Unione Europea che ne prevede la realizzazione. Quindi i diplomi di specializzazione sono però anche in ambito di altre discipline spesi soprattutto per un approfondimento di tipo clinico, per una specializzazione di tipo clinico. Occorre riflettere, questo percorso non è stato mai probabilmente fortemente considerato, ma potrebbe invece essere riconsiderato. Quindi concludo dicendo, le lauree magistrali ad oggi hanno fatto il loro mestiere, l'hanno fatto, credo, egregiamente, le nostre università hanno fatto il loro mestiere egregiamente per mantenendo comunque degli alti livelli di qualificazione nelle lauree magistrali, nulla vieta che, tenendo conto delle linee guida del governo per i prossimi anni, nel ripensamento dei tre cicli, si possano aggiustare gli orientamenti delle quattro aree che fino ad oggi sono stati all'interno delle lauree magistrali, aumentando consistentemente, significativamente, l'approccio alla ricerca, alla metodologia della ricerca nell'ambito dell'assistenza infermieristica o delle altre aree, perché questo possa preparare i laureati magistrali di oggi ad avvicinarsi maggiormente attraverso la ricerca alle loro aree cliniche e possa trovare la propria definitiva conclusione come percorso nell'ambito successivo del dottorato che viene assolutamente considerato rilevantissimo dalle linee guida del governo per l'università. Allora, in realtà ne esce ne esce una riflessione ancora più complessa, perché anche nelle lauree cosiddette di specialistiche si intravedono due dimensioni. Diciamo, una dimensione che rappresenta un proseguimento abbastanza naturale della laurea di primo livello ed un'altra dimensione invece, potremmo dire, d'avanguardia, di eccellenza, usiamo questo termine, che è un PhD, cioè un dottorato vero e proprio mirato ad alcune specificità legate soprattutto al mondo della ricerca. Poi l'altro elemento che devo dire è che tutto il ragionamento in qualche modo gira abbastanza rotondo quando gli esempi sono portati sulla laurea specialistica di infermieristica, sarebbe un po' più
qui siamo in modo di motori, per cui gli esempi sono sempre tratti dalla meccanica, diciamo, no? Avrebbe qualche incongruenza maggiore, qualche intolleranza maggiore se invece dalle lauree della prima classe ci spostiamo sulla laurea della seconda classe, perché evidentemente quando raccogliere attorno a sé molte figure professionali abbastanza distanti fra di loro, si deve cercare di tenere in egual considerazione tutti i partner, si cade di specificità. Quindi almeno per quello che riguarda la seconda classe di lauree, cioè le lauree dell'abilitazione, quella percentuale di crediti destinati all'infermieristica in senso generale, quindi abbastanza condivisibili fra tutti coloro che fanno la laurea di secondo livello nella prima classe, non ha una voce corrispondente nella laurea di secondo livello. Quindi in qualche modo dovremmo ripensarci, perché significa che a questo punto, se la laurea di secondo livello deve essere costruita in questo modo, allora non è pensabile proprio strettamente come laurea di classe, ma alcune classi come la seconda devono in qualche modo suddividersi, frazionarsi in sottoinsiemi, come si fa nella scuola elementare, e dire ok, senza avere una laurea specialistica per ogni laurea di base, però i sottoinsiemi devono essere più omogenei, per cui non è pensabile per esempio di prendere indietro 6 lauree in un colpo solo per portarle alla specialistica.